Il consigliere Abate ha chiesto di intervenire, prego, ne ha facoltà. Posso anche comprendere, desidererei, posso anche comprendere che in corso d'opera siano necessari degli aggiornamenti, degli spostamenti, e quindi potrebbe anche il DUP, il documento unico di programmazione, subire appunto dei mutamenti che però poi incidono in altri ambiti, spostamenti che vanno a riverberarsi anche nel piano triennale delle opere pubbliche. La cosa grave è che di questo, come al solito, le commissioni, la commissione CAT, commissione assetto del territorio, viene completamente bypassata, scavalcata, perché si sa come opera l'amministrazione Melucci, come opera il sindaco, disposizioni dall'alto, si portano i provvedimenti in consiglio e la maggioranza deve approvare. Questo a nocumento e a detrimento ovviamente dell'attività propedeutica e quindi dell'attività, nella fattispecie, della commissione CAT. È incredibile un fatto del genere. Variazioni, ripeto, che riguardano il piano triennale delle opere pubbliche, perché poi assistiamo ai soliti show dell'amministrazione comunale, ai rendering costosi peraltro, alle dichiarazioni di intenti. Campagna elettorale, il sindaco Melucci girava per i mercati. Io ci vado tuttora a fare la spesa, il sindaco Melucci non si vede più. Ma al di là di questo, i mercati piangono per le loro condizioni, vedi Piazza Fadini, e questo rientra sempre nelle solite promesse di opere pubbliche. Poi sposti di qua, metti di qua, sposti di qua, sposti di là, le varie variazioni, i vari aggiornamenti, e come si suol dire, le promesse di marinaio rimangono tali. Questa è l'amarezza. Ho parlato dei mercati per significare una situazione limite, una situazione, come dire, esacerbata ed esacerbante per la per quella che è il minimo di vivibilità urbana. Abbiamo avuto alla Piazza Fadini per 20 giorni, Piazza Fadini è rimasta, i bagni sono, il mercato Fadini è rimasto senza acqua per 20 giorni, per non parlare poi proprio della, al di là di questo che può essere un fatto episodico, seppur molto grave, la fatiscenza assoluta. Ma nel piano triennale delle opere pubbliche si parla, si parla e si parla. Guardate un po', il sindaco se ne fotte altamente e se ne va a chiacchierare fuori alla finestra. Quindi dicevo, questo è il senso di democrazia, perché penso nel mio piccolo di dare un contributo, un modesto contributo per migliorare quella che è la vivibilità urbana. Così come altre vie, altre strade, e lo dico, assessore Ciraci, con vari punti, varie strade del centro, parlando di opere pubbliche, ai piedi di Cristo. Cioè, se noi consideriamo, per esempio, il Borgo Umbertino, penso a via Pitagora, penso a via Nitti, penso a via Pupino, tutte le perpendicolari a via Pitagora, ma per nominarne alcune potrei andare da qui all'infinito. Intanto si fanno queste variazioni. Bene, che dire? Molto grave il fatto, ripeto, che la Commissione, di queste variazioni, di questi aggiornamenti, di questi spostamenti che si verificano nell'ambito
che si riverberano nel piano triennale delle opere pubbliche e quindi dei lavori pubblici, la commissione consiliare CAT non viene assolutamente investita. Purtroppo, vedete, ora il sindaco è fuori, sta sorridendo, sta fumando il sigaro, mentre noi, Presidente, stiamo parlando di problemi che penso riguardino la città. Ho concluso, quindi grazie. Posso anche dire che voterò contro.